Mai perdere la speranza. Buonasera a tutti. Grazie a Francesca Albanese che si collega dal Nord Africa. C'è una piazza intera qui stasera pronta ad ascoltarla. Grazie a Federico Oliveri che insegna Scienze della Pace all'Università di Pisa che dialogherà con lei. È davvero un'emozione grandissima stasera poter aprire il primo preludio alla Notte Verde parlando di Palestina e farlo con ospiti d'eccezione quali voi siete. E quindi grazie davvero a nome di tutti noi, a nome della nostra comunità, di Casa delle Agricolture, di tutto il popolo della Notte Verde per aver accettato il nostro invito. A voi va il primo applauso della serata. Vi rubo pochissimo tempo perché davvero siamo in attesa di ascoltare questo dialogo a cui abbiamo lavorato tanto. È un'edizione importante per noi, siamo partiti dal fatto che era un'edizione in forze, non avevamo le risorse economiche, poi strada facendo abbiamo trovato innanzitutto le risorse umane e il calore umano attorno a quello che questa 4 giorni ogni anno genera, trasformando Castiglione d'Otranto da periferia di una provincia semisconosciuta dell'Italia a capitale di un pensiero nuovo. E quindi insomma ce l'abbiamo fatta quest'anno e apriamo insomma questa nuova edizione anche con questo motivo d'orgoglio. Vi presento gli ospiti, Federico Oliveri l'ho già introdotto, e per la sua presenza ringraziamo in particolar modo il GUS, il Gruppo Umana Solidarietà, che lavora molto e bene, soprattutto nella comunità di Andrano e Castiglione, oltre ad altre comunità, sul tema dell'integrazione vera e dell'inclusione vera delle persone migranti. Francesca Albanese, giurista, un'altissima competenza sul tema dei diritti umani, tra le voci più autorevoli sulla questione medio orientali. Lo sapete tutti, relatrice speciale dell'ONU sui territori palestinesi occupati. I suoi lavori di approfondimento sono punto di riferimento per molti di noi, quasi letteratura potremmo dire sull'argomento, e sono confluiti in ben 3 rapporti internazionali che documentano il regime di apartheid in corso da decenni in Palestina nel silenzio della comunità internazionale. Un regime che è sfociato in un genocidio che è quello in corso. Usiamo questa parola non a cuor leggero e soppesandola, ma lo facciamo con grande consapevolezza e anche con grande responsabilità, e capiremo nel corso di questo dialogo tutti i motivi. Dicevo, parlare di tutto ciò oggi noi lo facciamo, e lo facciamo prendendoci questa responsabilità, perché non significa disconoscere il massacro del 7 ottobre da condannare senza appello, disumano. Significa però inquadrarlo, significa prendersi la briga di sfuggire a quel gioco molto semplice, è molto scorretto e troppo ingiusto, che vuole ridurre tutta una storia ad un giorno e vuole dividere il mondo tra buoni e cattivi. È un gioco a cui noi non vogliamo prestarci. E dunque da questa piazza oggi si leva l'appello di tutto il popolo della Notte Verde per chiedere non soltanto il cessate il fuoco, ma anche il riconoscimento di uno Stato palestinese e soprattutto il rispetto dei diritti umani. E dunque iniziamo da qui, iniziamo dalla verità. Palestina, la verità prima di tutto. Grazie e buon proseguimento. Grazie davvero per questa piazza, per questo invito e per la scelta di un tema che penso è oggi uno dei temi più drammatici che dovrebbe interessarci. E grazie per aver invitato Francesca Albanese, che incontro questa volta a distanza, dopo averla conosciuta a Pisa, dove era stata invitata alla scuola normale per discutere con gli studenti, le studentesse, i ricercatori, i cittadini e le cittadine di quello che sta succedendo. Entro subito in argomento, Francesca, perché il tempo anche che abbiamo è poco. Io del tuo lavoro, e penso anche all'ultimo libro che hai scritto insieme a Christian Elia, apprezzo soprattutto il coraggio di usare determinate parole, come si diceva anche prima, non a cuor leggero, ma per comprendere e per potersi posizionare in maniera consapevole rispetto a quanto sta succedendo.
sembra che nel nostro paese, specialmente sui media, chiamiamoli mainstream per capirci, ma anche nei circoli accademici che mi capita di frequentare, c'è una parola tabù, una parola impronunciabile, che è appunto genocidio. Si usano tanti eufemismi per descrivere quello che sta succedendo. Invece il tuo ultimo rapporto che hai presentato al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite si intitola proprio Anatomia di un genocidio. E allora io penso che sia importante condividere con questa piazza, con tutte e tutti noi, perché non possiamo non utilizzare questo concetto per descrivere quello che sta avvenendo e quali implicazioni politiche, giuridiche, l'uso di questa parola così impegnativa, così carica di storia, a tuo avviso ha e deve avere. Grazie. Innanzitutto mi fate cenno se mi sentite bene? Poi si può alzare un po' il volume. Grazie. Allora, innanzitutto voglio salutare questa bellissima piazza di Castiglione d'Otranto e vi ringrazio per avermi invitato a questo festival. Quando ho letto di che cosa si trattava ho detto immediatamente sì, perché l'idea di questa comunità che organizza degli eventi culturali in una terra che resiste è qualcosa che mi appassiona e mi vede naturalmente vicina, quindi è veramente mia mancanza quella di non poter essere fisicamente con voi, però ci tenevo ad esserci stasera e sono anche io veramente felice di avere la possibilità di dialogare di nuovo con Federico Oliveri, che veramente ho apprezzato tantissimo nello scambio che abbiamo avuto un tempo fa alla Normale, e quell'incontro è stato bellissimo con una comunità di giovani che continuano a darmi speranza, e poi da quell'incontro è nato proprio un rapporto di scambio e crescita comune e costante con questi studenti, quindi è veramente bello essere di nuovo con te, Federico. Allora, la parola genocidio non può non essere usata in questo caso, proprio se si vuole contribuire a una presa di coscienza, alla consapevolezza di ciò che sta accadendo. È una parola pesantissima e io infatti innanzitutto è stato dolorosissimo scrivere il rapporto che ho scritto e che ho presentato sotto il titolo Anatomia di un genocidio, e quando l'ho presentato ho detto è con un cuore pesantissimo che sono qui dinanzi a voi, ambasciatori di tutti gli stati, ambasciatori e ambasciatrici di tutti gli stati, per raccontarvi gli ultimi 5 mesi in Palestina. Si parla da sempre si è parlato tanto di Palestina nel nostro paese, ma sono ormai tanti anni che se ne parla poco e male. E io sentivo quello che veniva detto all'inizio, cioè quello che sta accadendo a Gaza accade nel silenzio della comunità internazionale. Non è silenzio, è silenziamento. C'è un'opera attiva per bloccare la trasmissione della conoscenza. E quindi ritorniamo alla parola genocidio, che non è solo un concetto, è un crimine. È definito dal diritto internazionale come una serie di atti, che adesso vi dirò, commessi con l'intento di distruggere un gruppo in specifico, in tutto o in parte. Quindi per avere genocidio serve questo intento speciale, quello che in diritto si chiama mens rea, di compiere degli atti in sé criminali, in più con un intento che è ancora più criminale, che è quello di distruggere un popolo. E quali sono questi atti? Sono atti di uccisione, atti di inflizioni di sofferenze fisiche e psichiche a membri del gruppo, non necessariamente a tutto il gruppo, a membri del gruppo, oppure prevenire le nascite o ancora creare condizioni di vita che possano calcolate per portare alla distruzione del gruppo. Allora, già 5 mesi fa, quando io ho presentato il rapporto, erano state ammazzate 30.000 persone. 30.000 persone in 5 mesi.
adesso queste sono diventate 45.000. 16.000 delle persone ammazzate soltanto a Gaza sono bambini. Il 70% di tutte le persone uccise dagli armamenti, solo dagli armamenti, il 70% sono donne e bambini, perché questa è la demografia di Gaza. Il 70% delle persone sono donne e bambini, un'altra cosa che conferma quanto indiscriminato sia stato il bombardamento a tappeto di Gaza. E alcuni dicono, no, ma è un crimine di guerra, è un crimine di guerra, ma non è soltanto il bombardamento a tappeto in una zona che era già definita un ghetto, una prigione a cielo aperto, perché i palestinesi da 16 anni erano rinchiusi lì dentro, non si poteva né entrare né uscire senza un permesso di Israele che difficilmente arrivava. Ma Israele nel frattempo, mentre bombardava a tappeto Gaza, non assicurando il minimo rispetto delle regole internazionali, ha anche dichiarato un rafforzamento dell'assedio, cioè niente cibo. Niente, nessun camion che portasse cibo, acqua, medicinali e carburante. In più, mentre bombardava tutta la zona agricola, tutte le barche per pescare, le centrali idroelettriche. E adesso Gaza, sapete che cos'è? Dopo 11 mesi di questo trattamento, che è un genocidio, è diventata una discarica mista cimitero a cielo aperto, in cui tanto i rifiuti quanto i resti umani, quanto il fatto che non ci siano più fogne, non ci siano più le strutture igieniche o sanitarie, sono stati distrutti quasi tutti gli ospedali, tutte le università, oltre 300 scuole e l'80% delle case, cioè immaginate l'Italia con l'80% delle case, anzi metà dell'Italia, perché questa è metà del territorio occupato, l'80% senza più case. Ecco, questo Israele ha ucciso, creato condizioni di vita, ma anche inflitto un dolore fortissimo nel corpo, senza parlare dell'anima di questo popolo, perché sono 90.000 i feriti senza cure, perché non ci sono più medicinali a Gaza, amputano da novembre molte volte senza anestetici. E poi tutti i malati di cancro, di leucemia, di malattie altrimenti curabili, come anche l'epatite. O la polmonite non si possono più curare perché non ci sono medicinali, e quindi si stima che siano quasi 200.000 le persone morte, e poi oltre a questo ci sono quelli che sono state arrestate 10.000 persone in 11 mesi, e adesso si sa tanto anche dei centri di tortura dove è stato fatto di tutto a queste persone, anche violentarli fisicamente, con fucili, con animali. Io non riesco ad immaginare un coacervo di crimini talmente intenso e talmente svelato, perché sappiamo tutto di quello che sta succedendo. Se ne sta occupando anche la Corte di Giustizia Internazionale, che a gennaio ha aperto un'inchiesta per genocidio, per violazione della Convenzione sul genocidio, data dalla quale il 26 gennaio 2024 sarebbero dovute partire una serie di azioni politiche, perché nel momento in cui la Corte riconosce la possibilità di genocidio, a quel punto ordina delle misure per fermare qualsiasi atto che possa risultare il genocidio. Non solo Israele ha continuato, come vi dicevo, ha ucciso 10.000 persone a Gaza, ma sono successi da febbraio in qua 93 massacri, cioè di gente uccisa mentre cercava di andare a prendere il cibo, mentre pregava nelle moschee, mentre era rintanata nei rifugi, nelle scuole dove gli era stato detto di andare. E questa è la realtà a Gaza. E nonostante gli ordini, tre ordini, a gennaio, a marzo e a maggio della Corte di Giustizia Internazionale, non solo non si fermano i trasferimenti di armi da parte di molti paesi occidentali, soprattutto gli Stati Uniti, ma non solo, ad Israele, si continua a dargli copertura politica, appoggio economico, e questo significa complicità, possibile complicità in atti di genocidio.
è difficile aggiungere qualcosa, ma ci provo anche per continuare la lista di cose che onestamente mi scioccano e penso che sciocchino anche voi. Gli omicidi, secondo me, assolutamente mirati contro il personale umanitario, manda un messaggio molto chiaro: non aiutateli. Le uccisioni mirate contro i giornalisti, questo genocidio non va raccontato. Come diceva bene Francesca, non è solo silenzio, è una operazione pianificata di neutralizzazione delle nostre coscienze. Per fortuna questo tentativo di silenziarci non riesce fino in fondo. Certamente coinvolge i nostri governi, che anche a mio avviso sono passibili di complicità con quello che sta avvenendo. Poi non facciamo ancora a sufficienza i conti con le conseguenze a lungo termine di quello che è avvenuto. È uscito qualche mese fa un articolo, anzi era una lettera di alcuni medici su Lancet, che è una delle più prestigiose riviste mediche internazionali, che diceva che comunque questi dati, che dobbiamo prendere comunque come dati al ribasso di 45.000 morti, vanno comunque moltiplicati almeno per 4, considerando i morti che avranno luogo in futuro per tutte le conseguenze, per l'assenza e la distruzione del sistema sanitario, per le amputazioni, per anche le conseguenze, diciamo, fisiche che i minori soggetti a penuria di cibo avranno quando diventeranno grandi, se diventeranno grandi. E poi anche, a me ha fatto molta impressione, fa impressione il fatto che si colpiscano, oltre agli ospedali che sono stati assediati e distrutti, i luoghi di culto, quasi a suggerire che sia una guerra anche di religione. Io ci vedo veramente invece il volere fiaccare l'identità, la dignità di questo popolo che veramente da 70 e più anni resiste, e non so più onestamente con quale forza e con quale coraggio. Questa è un'altra grande lezione che noi dovremmo prendere da quello che sta succedendo, e dovremmo ringraziare i giornalisti e le giornaliste palestinesi, perché Gaza è chiusa, non si entra e non si esce, per cui dobbiamo sempre sapere che tutti i giornalisti che vediamo in televisione e anche la maggior parte degli articoli che leggiamo sono scritti da persone che non sono a Gaza. Tutto quello che noi veramente sappiamo e vediamo di Gaza ce lo hanno fatto vedere, sentire, ascoltare tante persone che o erano già giornalisti e giornaliste o lo sono diventate, e attraverso i loro cellulari quando hanno connessione, perché un'altra delle conseguenze dell'assedio totale è l'assenza di luce e l'assenza di internet, è quella di appunto poter condividere sui social quello che realmente avviene sul terreno, che i nostri media assolutamente non ci fanno vedere. Qui ho un'altra domanda: come è possibile, come dire, che assistiamo in diretta a un genocidio senza una sollevazione ancora più forte? Mi verrebbe da dire che come dire, l'opera di disumanizzazione dell'altro, dei palestinesi, è arrivata purtroppo molto avanti, se riusciamo a sopportare tutto questo. Sì, sì, io credo che sia questo, nel senso che, allora, innanzitutto va detto che ci sono state in Italia e altrove, negli Stati Uniti, in Germania, in Francia, in Inghilterra, tante proteste, ma i governi sono sordi. Io vorrei far notare che peraltro negli Stati Uniti e in Germania il grosso della mobilitazione contro questo genocidio viene dagli ebrei tedeschi e dagli ebrei americani. Il 2024 è l'anno in cui si è registrato il maggiore numero di arresti di persone, di ebrei, dall'Olocausto, che sono quelli che si sono battuti per la difesa dei palestinesi. In Germania hanno sospeso i conti bancari di un'organizzazione degli ebrei pacifisti.
In America coloro che stanno guidando le proteste nei luoghi pubblici sono innanzitutto americani ebrei, giovani, nuove generazioni, che non ne possono più di vedere i palestinesi tormentati, umiliati, privati di qualsiasi cosa e adesso genocidati in nome della loro religione o di un'idea, di una perversione, in realtà è della, di una perversione di idea religiosa, perché non si giustificherebbe mai, non si potrebbe mai giustificare questo abominio in nome di Dio. Eppure sta succedendo. Cosa succede? Che mi sentite? Scusate, sento un bruttissimo. Noi ti sentiamo bene. Sto sentendo un forte ritorno, però. Quindi lo sento, va bene, cerco di non farci caso. Quello che sta succedendo in questo momento è che la gente ha protestato nei primi mesi, ha continuato a protestare, a occupare le università e ci sono stati pestaggi, arresti. È diventato la guerra. Se si può chiamare guerra, ma la crisi a Gaza è diventata una crisi globale, perché ha anche portato alla luce le debolezze dei sistemi occidentali e di quanto poco valga la libertà di espressione, la libertà di associazione, il diritto di protesta. E al tempo stesso la complicità dei mezzi di informazione allineati completamente col discorso politico, che poi molto spesso è un discorso in quasi tutti i paesi d'Europa del centrodestra, in Germania anche della sinistra a sostegno di Israele. Qui non si tratta di essere anti-Israele, io non chiedo la distruzione dello Stato di Israele, ci mancherebbe, chiedo solo che Israele smetta di praticare l'apartheid, che dia la possibilità ai palestinesi di vivere senza essere arrestati, senza avere ad un checkpoint, senza vedersi togliere la licenza o distruggere il campo di olivi, di poter avere dei figli che studiano e che viaggiano e che ritornano, cioè di avere i palestinesi vogliono una vita normale, come tutti quanti. E perché non c'è più gente che si solleva? Secondo me ci sono vari fattori. C'è stata la repressione, che è stata molto forte, c'è stata anche un senso di fatica, di perdita di interesse, ma c'è anche la disumanizzazione. Cioè, noi siamo talmente abituati a vedere i corpi dei palestinesi come tutti i corpi non bianchi, martoriati, che quasi non fa più specie, ma poi non riusciamo, secondo me, come collettività occidentale a empatizzare con i palestinesi come un popolo di grandi intellettuali, perché questo sono. Gaza, prima del 7 ottobre, aveva il più alto numero di laureati al mondo. Chi conosce Gaza ha il cuore aperto, perché è difficile. Chi conosce Gaza, ed è, poi vi dico una cosa che mi è stata detta l'altro giorno in un incontro con altri colleghi giuristi, e una persona mi ha detto: "The story of Gaza is a love story." La storia di Gaza è una storia d'amore, perché è vero, cioè i palestinesi di Gaza sono speciali rispetto agli altri, hanno un romanticismo, sarà il contatto col mare, sarà che sono stati comunque per tanto tempo isolati nella frammentazione che Israele gli ha imposto. Quindi fa veramente male il cuore, ma quando si pensa che sono stati uccisi oltre 200 palestinesi del personale umanitario, con un buon numero di ma anche perché non entra e non esce nessuno, se non pochi umanitari, non ci sono giornalisti, quindi sono stati ammazzati 150 giornalisti, a due hanno fatto esplodere la testa, cioè l'hanno seguito con un drone e gli hanno fatto esplodere la testa, ad un altro hanno ammazzato tutta la famiglia scientificamente, sono stati ammazzati oltre 300 professori, 10.000 studenti, la violinista più importante della Palestina, fisici, astrofisici, c'è stata distrutta
una parte della popolazione è fondamentale, per questo bisogna capire che è un genocidio, perché sono stati ammazzati tutti senza distinzione in quanto parte di un gruppo che è stato ritenuto tutto assimilabile ad Hamas. Anche quelli che Hamas aveva il controllo di Gaza e gli è stato favorito da Israele, hanno ammazzato i professori che insegnavano nelle scuole, i bidelli, i docenti universitari, perché pagati nelle università di Gaza da Hamas. Quindi anche questo stesso elemento rivelatore della logica genocida. E poi tutti gli altri scudi umani, anche sui giornali italiani non manca mai l'ignorante inconsapevole di turno che parla di popolazioni di Gaza, purtroppo stanno morendo perché sono tutti scudi umani. Questa è una fandonia, non esiste un concetto del genere nel diritto internazionale. Lo scudo umano è un essere umano che è preso ed usato come scudo, non è la popolazione in una zona di guerra che diventa scudo umano. Altrimenti, per questo io dico, se fatta questa logica, da oggi in poi ogni guerra diventerà genocidaria, perché per eliminare il nemico basta dire che si stanno ammazzando tutti i terroristi, tutti i combattenti pronti a sgozzare chi attacca, e gli altri purtroppo sono tutti scudi umani. Quindi ci dovrebbe essere molto più sollevamento in piazza. Ci dovrebbero essere azioni simboliche, bisognerebbe boicottare, cioè il nostro governo e la nostra industria militare è collegata a quella israeliana. Abbiamo una compagnia petrolifera che ha stretto l'ENI, che ha stretto accordi con il governo israeliano, mentre per lo sfruttamento petrolifero di Gaza. Queste sono cose per cui c'è la nostra responsabilità, quello che fa il governo è alla fine responsabilità nostra, e quello che fanno le nostre aziende, su cui il governo italiano non controlla e non impone dei limiti, come il diritto internazionale, che è fonte di diritto nel nostro ordinamento, va sempre la pena ricordarlo, non li impongono. Quindi c'è tanto da fare, ma veramente se non ti mobilita il popolo in Italia come da altre parti, purtroppo saremo stati a guardare un altro genocidio che si consuma, e il rischio è che adesso si stia estendendo da Gaza alla Cisgiordania, sta succedendo in queste ore. Esattamente, era proprio la prossima domanda che volevo farti, però secondo me ci arriviamo meglio a spiegare il nesso che c'è tra il genocidio a Gaza e di fatto l'invasione, possiamo chiamarla così, la nuova invasione, perché comunque la Cisgiordania è un territorio occupato illegalmente da Israele dal 1967 e la Corte Internazionale di Giustizia in un recente parere lo ha confermato in maniera chiarissima. Per cui abbiamo anche questo problema di uno Stato che gode di una totale impunità e immunità rispetto alle massime autorità, diciamo, giurisdizionali del mondo, cosa che non lancia un messaggio di pace, ma un messaggio invece molto inquietante. Dobbiamo cercare di capire da dove viene il conflitto, quali sono le motivazioni profonde per cui si dice che effettivamente siamo davanti a una forma di soluzione finale. E scusate se uso questa parola, perché naturalmente è molto carica anche quella di storia e di significato, ma c'è un progetto politico che ha accompagnato il progetto, la nascita e l'espansione dello Stato di Israele, che poi porta Francesca Albanese e altri a parlare per la condizione di vita dei palestinesi nei territori occupati di apartheid. Per cui, secondo me, è un modo per entrare ancora di più e per prendere ancora più consapevolezza, andando ad arricchire l'elemento, diciamo, umanitario, l'elemento dei diritti umani, l'elemento del diritto internazionale, parlando delle ragioni storiche e politiche che muovono i fatti di cui siamo testimoni. Per cui io ti chiederei di dire qualcosa, ovviamente a grandi linee, ma di dire qualcosa, come sai fare tu molto chiaramente, sul progetto coloniale che è, come dire, persistente nello Stato di Israele e che poi porta a instaurare nel territorio palestinese occupato una forma di apartheid, un'altra parola molto pesante, molto
carica di storia che però ha delle ottime ragioni per essere usata. Sì. Sì, allora innanzitutto sono molto contenta che tu abbia richiamato una decisione storica. Quest'anno è stato un anno veramente annus horribilis per quanto riguarda la commissione di crimini nel territorio palestinese occupato. Però ci sono stati anche degli sviluppi clamorosi dal punto di vista della giustizia internazionale. Il procedimento, infatti ci sono due procedimenti per genocidio in questo momento pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia Internazionale, uno contro Israele e uno contro iniziato dal Sudafrica, quindi è di un simbolismo immenso, importantissimo questo processo, perché è stato istigato dallo Stato che si è liberato da 300 anni di colonialismo, l'ultimo cinquantennio dei quali è passato alla storia col nome di apartheid. Però adesso spieghiamo il collegamento tra colonialismo e apartheid. E poi c'è un altro procedimento collegato al genocidio che sta portando avanti Israele, che da parte del Nicaragua contro la Germania, perché la Germania ha continuato fino a gennaio a dare armi, a fornire armi ad Israele. Però comunque ci sono ancora un sacco di paesi, tra cui l'Italia, che passano il petrolio, che comunque per il doppio uso e quindi utilizzato anche per gli aerei, quindi in realtà sono molto tenue le misure che sono state prese nei confronti di Israele fino a questo punto. Però ad ogni modo, perché si parla di colonialismo? Parola molto carica, vero, ma non la capiamo perché noi occidentali pecchiamo di amnesia coloniale, cioè 500 anni della nostra storia europea, a partire da quella che infelicemente chiamiamo la scoperta dell'America di Cristoforo Colombo, di là sono cominciati 500 anni di sfruttamento dei popoli dell'America meridionale, dell'America latina, anche dell'America centrale, poi dell'Africa e dell'Asia. Questo ha fatto l'Europa per 500 anni, la Spagna, il Portogallo, la Francia, la Germania, anche l'Italia, ognuno. Sono pochissimi gli stati d'Europa, quelli del nord Europa, che non sono partiti nella loro, poi non è che, non, che siano senza peccato, però non hanno fatto parte di imprese coloniali. Ora, con l'impresa coloniale ci si è insediati in altri paesi per prenderle le risorse. Però c'è un tipo di colonialismo che è stato molto più pernicioso, si chiama colonialismo di insediamento. Qualcuno di voi ricorderà la presenza dei francesi in Algeria. I francesi consideravano l'Algeria terra propria e ci sono stati atti violentissimi contro i francesi, perché gli algerini volevano la libertà, perché gli algerini volevano essere indipendenti. E c'è stato un grandissimo movimento di decolonizzazione in Africa, in cui ci si è liberati delle potenze coloniali che in molti casi avevano anche una presenza, proprio avevano occupato la terra, così come in Sudafrica. In Sudafrica ci sono stati 300 anni di colonizzazione da parte dei boeri e degli inglesi, che hanno creato un sistema di segregazione tra la maggioranza nera e la minoranza bianca. I neri erano segregati, non erano sterminati, ma nel momento in cui hanno cominciato, per ragioni economiche, ad affluire nelle zone bianche, è stato scritto nella Costituzione che la segregazione, che l'apartheid, che significa segregazione, doveva diventare legge. Quindi l'apartheid c'è sempre stata, l'apartheid è la struttura portante del sistema coloniale, il coloniale di insediamento. Quindi il Sudafrica ci ha dato la parola apartheid, ed è quello che è diventato un crimine, nel 65 è stato previsto come crimine dalla comunità internazionale, però non è che bisogna pensare al Sudafrica come unica forma di apartheid. Perché si dice che Israele pratica l'apartheid? Perché pensate al territorio, Israele controlla diversi tipi di palestinesi, controlla i palestinesi nel proprio territorio che chiama arabi israeliani, non sono arabi israeliani, si chiamano palestinesi con cittadinanza israeliana, che sono cittadini di serie B, perché anche per una legge del 2018 Israele stabilisce che il diritto all'autodeterminazione ce l'hanno solo gli ebrei e gli altri sono minoranze ma meno protette.
Poi ci sono i palestinesi in Gaza sotto occupazione militare dal 67, ma anche isolati da 17 anni. I palestinesi di Gerusalemme Est, che sono residenti di una città che Israele considera annessa, cioè parte del proprio territorio israeliano, ma è illegale. Quindi quando sentite parlare i giornalisti italiani che si riferiscono ad Israele come Gerusalemme, è un abominio. La capitale di Israele è Tel Aviv, Gerusalemme è una città occupata dal punto di vista del diritto internazionale, quindi non può essere nessuna capitale, né dell'uno né dell'altro. Poi ci sono quelli della Cisgiordania, separati tanto da quelli di Gaza, tanto da quelli di Gerusalemme Est, e che vivono praticamente occupati da 800.000 coloni e in più basi militari israeliane da tutte le parti. Israele controlla in modo assoluto il 60% del territorio della Cisgiordania, adesso controlla la maggior parte direttamente. Anche la maggior parte del territorio di Gaza e tutto Israele, e tutto, scusate, Gerusalemme. L'apartheid in che cosa consiste? È un sistema di segregazione istituzionalizzato che si rivolge in atti disumani da parte di un gruppo nei confronti dell'altro, con lo scopo, con l'intento di mantenere questa situazione di dominio. Quindi l'apartheid non è per se stesso genocida o eliminazionista, è segregazionista. I palestinesi, soprattutto nel territorio palestinese occupato, sono stati sotto la legge militare per 57 anni in Israele, quindi leggi scritte da soldati, poste in essere da soldati, leggi draconiane, brutali, che è veramente come vivere in Corea del Nord per certi versi, se sei un palestinese, e in termini di accesso alle libertà, e riviste in corti militari da soldati, questo anche per i bambini. 700 bambini all'anno sono passati in media per le carceri israeliane, adesso ancora di più. Quindi la situazione era già terribile prima. Siccome, qual è la visione di lungo periodo? Israele non è lo Stato che si è creato, come ci raccontano, lo Stato dato agli ebrei come compenso per averli sterminati, aver tentato di sterminarli tutti. No, c'era già un processo in atto, frutto soprattutto dell'antisemitismo in Europa, perché è vero che gli ebrei sono sempre stati discriminati, deumanizzati al punto tale che mandarli nei campi di concentramento, oppure sventrargli le case, oppure picchiarli per strada, umiliarli, cacciarli anche con le leggi razziali dal nostro sistema, tanto in Italia quanto in Germania, era del tutto normale. Per questo dico, vedete, io nell'Olocausto trovo la forza per dire no, non è possibile, lo dobbiamo fermare, perché la disumanizzazione in atto oggi nei confronti dei palestinesi mi fa pensare a come sono stati disumanizzati gli ebrei durante e non si tratta di fare accostamenti o paragoni o dire. Però questa è la realtà. E come si è arrivati a quello che sta succedendo oggi in Cisgiordania? Era già violentissima la situazione prima del 7 ottobre. Erano morti 200 palestinesi uccisi da coloni e soprattutto da soldati e da coloni, i veri e propri pogrom. Cioè questi qua entravano, sono coloni armati, sono giovani con difficoltà in Israele che vengono mandati in Cisgiordania per essere indottrinati nelle scuole religiose e poi vanno ad attaccare i contadini palestinesi. Non c'è nessuna protezione da parte di nessuno perché l'esercito accompagna i coloni. Quindi questa era la realtà prima del 7 ottobre. Dal 7 ottobre in poi, sebbene non ci sia presenza armata di Hamas, Israele ha dichiarato in realtà una guerra silenziosa anche nei confronti dei palestinesi di Cisgiordania. Sono stati ammazzati 630 palestinesi dal 7 ottobre in qua, 630, è quasi l'equivalente delle vittime che Hamas ha fatto in un giorno tra i civili israeliani. Però di questi non si parla, 150 di questi sono bambini, non si contano nemmeno i feriti. Hanno spopolato 20 villaggi di comunità palestinesi, quindi c'è stato un crescendo e nel mezzo di una retorica violenta dicendo appunto che i palestinesi, anche quelli di Cisgiordania, se ne devono andare in Giordania, non sono i benvenuti, descrivendoli come
appunto dei selvaggi, dei terroristi, e adesso si sta da ieri portando avanti un assalto distruttivo che parla, cioè che proprio richiama quello che sta succedendo a Gaza. Il governo, il ministro degli affari esteri l'ha detto, dobbiamo dargli una lezione così come l'abbiamo data ai palestinesi di Gaza. E l'idea di lungo periodo è quello di prendersi la terra, quello esatto. Scusate, mi sono persa mentre vi dicevo una cosa, cioè lo Stato di Israele è stato creato perché c'era l'antisemitismo e gli ebrei non erano voluti in Europa, quindi si è accompagnato un processo che andava avanti dalla fine dell'Ottocento, in cui un piccolo gruppo, molto influente però, di ebrei europei, ha cominciato a chiedere la creazione di uno Stato per soli ebrei, e si parlava dell'Uganda. Ricordate, era il colonialismo, quindi gli inglesi avrebbero potuto cedere l'Uganda, oppure si parlava di un'Argentina, però la Palestina aveva un richiamo storico, quindi hanno pensato ci verrà gente, però sono il progetto di creare uno Stato in Palestina ha fatto sì che la gente, che gli ebrei dall'Europa non siano mai andati come rifugiati o semplici migranti, sono andati e hanno cacciato di fatto di casa. C'erano già delle truppe armate, dei vari gruppi armati che hanno fatto in modo da scacciare 750.000 palestinesi dalle loro case. Francesca, abbiamo pochi minuti, ma visto che ci siamo veramente detti la verità ed è un po' il filo conduttore di questa conversazione, onestamente tutte le volte che sento il nostro ministro degli esteri e tanti dire formalmente, oramai è una vuota retorica, due popoli, due stati, non solo mi indigno perché naturalmente non ci credono, ma alla luce di quello che tu ben spiegavi, cioè gli insediamenti abusivi, di fatto uno stato di apartheid nel territorio palestinese occupato che non ha la minima continuità territoriale, per noi che invece crediamo molto nella resistenza palestinese e nel diritto di questo popolo all'autodeterminazione, non è forse arrivato il momento intanto di smettere di preparare soluzioni noi per loro come prima cosa di metodo, e dunque metterli nelle condizioni di decidere loro che tipo di futuro e di società vogliono costruire? Ma poi appunto non è venuto il momento di superare questa formula vuota, vuoi perché si è svuotata di significato, vuoi perché è un po' una nostra costruzione, ma di fatto si rivela oggi impraticabile, cioè non si riesce a fare una tregua, si riesce a fare uno Stato palestinese? Tu come la vedi? Allora, alla fine degli anni Ottanta i palestinesi hanno accettato di avere uno Stato nel 20% di terra che rimaneva, che Israele ha occupato nel 67. Hanno detto va bene, ci accontentiamo di uno Stato purché sia un pezzo di terra che possiamo chiamare nostro, come Stato. Perché all'inizio, dopo la creazione dello Stato di Israele, e per un buon trentennio, per 25 anni, i palestinesi hanno sperato nell'aiuto dei paesi arabi per riprendersi le loro terre. Poi dal 74 in poi hanno detto va bene, non chiediamo, ormai c'è già una generazione di israeliani nelle nostre terre. Non chiediamo a nessuno di andarsene, però chiediamo di vivere, di far tornare i rifugiati e di vivere tutti in un unico Stato democratico. I palestinesi lo dicono dal 74, siccome questo non è mai stato possibile, perché quello che Israele vuole è uno Stato per soli ebrei, quindi uno Stato che sia con il minor numero di palestinesi possibile, e siccome non è possibile perché i palestinesi continuano a crescere e a non andarsene da quella terra, perché hanno un attaccamento fortissimo. Io mi sono chiesta tante volte, anche negli anni in cui vivevo in Palestina, visitavo non solo i palestinesi nei campi rifugiati, che sono zone urbane, per quanto strutturalmente deficitarie, cioè ci vivono comunità che hanno accesso a dei servizi che vengano dalle Nazioni Unite o da altri, cioè il campo rifugiati è una struttura povera ma ricca in tanti modi, mentre le comunità pastorali, le comunità di beduini, 80.000 persone che vivevano nella Valle del Giordano, di sotto delle colline desertiche di Hebron,
loro erano senza nulla, senza collegamento all'acqua, senza collegamento all'elettricità, aggrediti costantemente dai coloni, con pochissime scuole, quando le costruivano gliela abbattevano. Quindi mi chiedevo, perché questa gente resta qui? Per amore della terra, che è una cosa che molto, sinceramente, io non credo che tanti popoli non indigeni, cioè che non mantengono quel legame ancestrale con la terra, hanno. Ma comunque, fine anni 80, i palestinesi hanno detto, va bene, ci prendiamo, vanno bene i due stati. Hanno cominciato la negoziazione, quella negoziazione si è rivelata una trappola per loro, perché mentre Israele negoziava continuava a costruire colonie, ad arrestare palestinesi, ad ammazzarli, ad ammazzare la leadership. Quindi, e gli stati occidentali da allora hanno chiuso il capitolo, hanno chiuso il libro Palestina, hanno derubricato la questione palestina dal dibattito pubblico e non si è quasi più parlato, e la si è dimenticata fino al 7 ottobre la Palestina. Ecco, ma quello che ci insegna la tragicità del 7 ottobre è che un popolo non vivrà mai sottomesso, nessun popolo. Appunto, c'è o una soluzione, oppure quello che sta succedendo ai palestinesi, un genocidio. E questo sì, sotto gli occhi di tutti. È a valore oggi parlare dei due stati? Secondo me no, per due motivi. A, perché le mie priorità dal punto di vista del diritto internazionale sono la fine del genocidio immediato e la fine dell'apartheid, e che passa attraverso il ritiro delle truppe e lo smantellamento delle colonie, così come l'ha chiesto la Corte di Giustizia Internazionale, offrendo la possibilità ai palestinesi, innanzitutto non offrendo, garantendo ai palestinesi gli indennizzi per tutto quello che hanno sofferto in 56 anni di occupazione e facendo ritornare i rifugiati. Quindi è questa una sentenza rivoluzionaria. Come dici tu, non conta se uno Stato o due Stati, a questo punto non importa, queste sono le priorità e questo è ciò su cui dovrebbe lavorare la comunità internazionale. E siccome Israele da solo non si ferma, va fermato. Io non dico invadetelo, prendete atto della cosa, non chiedo un intervento armato, chiedo che però si impongano delle sanzioni, che si imponga un embargo di armi e di petrolio, che si ponga fine alle relazioni economiche, agli accordi di partenariato, agli accordi con le università, che si ponga fine a tutti gli accordi economici e commerciali finché non c'è la fine del genocidio e poi la fine della battaglia. Ci saranno i palestinesi, quando saranno liberi finalmente, di decidere che Stato vogliono, e anche gli israeliani chiaramente, lì decideranno due Stati o uno Stato, e se hanno due Stati, se hanno uno Stato per fatti loro, i palestinesi, non spetterà minimamente né agli americani, né agli inglesi, né agli israeliani dire come si devono organizzare e come deve essere gestita la loro terra. Israele ha diritto sacrosanto di proteggersi e di difendersi, ma nel suo territorio e non mantenendo ancora in vita un'occupazione illegale. E grazie per la pazienza. Grazie. La piazza si è riempita, se possibile, ancora di più per te. Ti abbracciamo forte, ti seguiamo, ti sosteniamo, perché Francesca non l'ha detto, perché siamo andati subito al dunque, ma per le sue coraggiose, lucide posizioni di verità è sotto attacco, per cui noi le dobbiamo gratitudine e, come dire, presenza, solidarietà, non dobbiamo mai lasciarla sola. Grazie, grazie davvero. Grazie per la storia di palestinese e per il migliore, assolutamente. Grazie, ciao, grazie a tutte. Buona continuazione. Grazie ancora e buon proseguimento. La nostra vicinanza a Francesca Albanese sarà costante e vera. E grazie a Federico Oliveri per aver moderato questo non semplice dialogo, che veramente ci tenevamo ad ospitare a Castiglione. Grazie a voi davvero per l'attenzione che ci avete messo in un religioso silenzio.